quando tu verrai. Ah bene, arrivate giusto in tempo per vedere la produzione della mozzarella di Bagnoli il Pino. L'anno, il giorno, l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò. Fino a quando... Ragazzi, questo è il regno dei Casari. Prima di entrare devo chiedere l'autorizzazione. Sorridente accanto a me. Boh. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché. Questa è la mozzarella di Bagnoli il Pino, però c'è un solo accorgimento, che siamo in California, a Los Angeles. Visto ora che gli americani vanno matti per la mozzarella, per la buona mozzarella, proprio so, è un prodotto buono e si fanno vedere proprio che produzione va bene, latte è buono, viene dalle vacche americane. Per produrre una buona mozzarella dipende tutto dal casaro, dal cheese maker, che dà il tempo di maturazione della cagliata in base al fermento che viene messo nel latte e poi sceglie il momento giusto di filatura per formare la mozzarella. Siamo Angelo e Franco di Mozzarella Guys. Lui è Angelo e io sono Franco, da precisare. Io da sempre faccio la mozzarella, facevo la mozzarella da mio nonno, poi mio padre e poi io ho continuato il business, diciamo, l'attività in Italia della mozzarella. In realtà io con la mozzarella più che farla la mangio, quindi conoscevo che Franco faceva una bella mozzarella e mi è venuta questa idea, dico, ma perché non si va a mettere questo caseificio in America dove c'è un grande mercato e in effetti la qualità è molto lontana alla nostra mozzarella. Io in realtà occupo di finanza, di promozione finanziaria, gestisco anche un supermercato e a questo punto il passaggio è stato dal supermercato alla produzione, quindi al grande salto verso il mercato americano che mi affascina da tempo. Quando Angelo è venuto da me con queste idee, io gli ho detto subito di no. Però col tempo, riflettendo, capendo un pochettino la situazione, lui mi ha, non convinto, mi ha aperto un po' la mente, perché io vivendo in un piccolo paese, mi ha aperto un po' la mente, mi ha fatto capire le prospettive che ci poteva dare l'America, cosa noi potevamo trasmettere agli americani e piano piano ho accettato. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si nato in Italia, siente a me non c'è sta niente a fa, ok Napolita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Franco, how you doing? How are you? Where you guys coming from? Angela. Allora, io vengo da 20 anni di matrimoni, eccellenti, felicissimo, ancora adesso. Mia moglie mi ha insegnato un sacco di cose, la cultura di tenere la casa in ordine, di saper cucinare, determinate piccolezze che noi uomini in genere non diamo attenzione, non diamo accorgimento. Io non vengo da 20 anni di matrimonio come Franco, ma diciamo sono abbastanza sistemato, abbastanza, come infatti sto facendo il letto alle 2 del pomeriggio, ma comunque non è mai troppo tardi per sistemarlo, ecco. Noi rappresentiamo la valigia di cartone, siamo arrivati qua, la nuova emigrazione. Questo è quello che... In realtà di emigrazione in effetti non si tratta, perché la differenza sostanziale rispetto ad un emigrante che tornava con la nave o tornava dopo 40 anni, adesso con le comunicazioni, gli aerei, con un differente status economico, insomma, si è accorciata e quindi anche in qualche momento di difficoltà quando uno pensa a casa, dici, immaginiamo tanti anni fa che non avevano soldi, non conoscevano la lingua, non avevano la carta di credito in tasca, stavano imposti, quindi abbiamo ancora più apprezzato e
percepito il sacrificio che è stato fatto, insomma, da, dagli italiani che sono partiti e sono, sono andati via. Fare la mozzarella sicuramente ripaga, per me personalmente in termini di soddisfazione e pure in termini economici, che già so in Italia come funziona il business della mozzarella, anche se qua teoricamente dovrebbe essere un poco migliore in termini economici. Che in Italia il mercato era quasi saturo per la mozzarella. 2 anni da adesso dove ci vediamo? E ci vediamo tra Bagnoli Irpino e Los Angeles, probabilmente con Franco con la sua famiglia, io probabilmente con la mia, se sarò fortunato come Franco. Il mio è il posto là. Non cogli il ginzamanismo, dando la pasta della fredda. Prego, mangi un po' di più di tutti. Ti ringrazio. La salute. Un brindisi, ragazzi. Un brindisi. Un brindisi. Un lampanato.